di ace, 7% di slash, 22% di errore. Quindi 110 battute fra punti e mezzi punti, 187 errori. Ma il dato interessante arriva sulla velocità, perché di queste 850 battute, 153 sono state sopra i 105 km orari. Queste 18% di battute, 153 su 850, hanno generato 84 punti e mezzi punti. A velocità superiore a 105, salendo di 5 km orari, 110 e su, come vedete, non è peggiorata l'efficienza. Cioè non è che il rapporto fra errori fatti e punti e mezzi punti è peggiorato, è migliorato, è tendente a zero. Quindi l'efficienza è ancora salita, meno 4, 45 punti e mezzi punti generati. Tutte le altre, circa 700, 75% delle battute sotto questa velocità, tutte insieme hanno generato 26 punti o mezzi punti. Ricordate Pareto, no? Vedevamo all'inizio. Allora, il 18% delle battute sopra a questa velocità ha generato il 76% degli ace o dei mezzi punti. Quindi evidentemente il concetto è stato quello di provare a creare dei modelli tecnici individuali per fare in modo che queste velocità venissero raggiunte nel numero superiore possibile delle situazioni. Eppure, allora, dicevo, noi parlo di approccio tecnico o di approccio psicologico, lo psicologo non ce l'abbiamo in palestra quasi mai o mai, invece una telecamera o un telefonino ce l'abbiamo tutti, no? Che possa riprendere le immagini. E questi sono due esempi, fai un click Mario, due esempi di immagini costruite con ripresa laterale e con ripresa da posteriore per creare per questo giocatore il suo modello tecnico individuale. Cioè far vedere a lui come lui può eseguire il gesto tecnico nel modo più efficiente possibile, cercando, andando a cercare una velocità di un certo tipo. Fai pure un altro, per esempio, guardate qua da dietro, no? Se prendete riferimento di questa linea, la palla esce, quando torna è esattamente sulla stessa linea e lì lui riesce a applicare al massimo questa, scaricare il corpo, ovviamente ad atterrare come si diceva prima, molto probabilmente a batterlo sotto la 6-1. Questo non è una questione, ripeto, di traiettoria della palla. Se io sto lavorando sulla velocità della palla, quindi sulla forza assoluta, non chiedo direzioni e quindi molto probabilmente la direzione naturale è quella verso zona 6-1. Però queste piccole clip individuali, ripeto, hanno valore se sono individuali, perché ogni atleta ha il suo punto di partenza e a lui possiamo offrire, no, una creazione di un modello e una piccola visualizzazione di quanto lui ha eseguito il fondamentale nel modo in cui l'avevamo richiesto. Vi faccio vedere alcune situazioni, aspetta, torno indietro Mario, ok, alcune situazioni di giocatori che conoscete molto bene. Allora, il primo è Zaitsev, qua adesso non riusciamo a fermarle, quindi quando partono dovete allenarvi a correre con l'occhio alle cose che vi dico. Quattro battute, le prime due vicine ai 120 km orari, le seconde due che vedrete sotto i 110 km orari, vicine ai 100 km orari. Prima di tutto guardate il punto di partenza, no? Vi dicevo, Zaitsev ha un suo modello, parte molto distante dalla linea di fondo campo, lancia molto alto e questa è la prima battuta che va ai 120 quasi, guardate il punto di stacco. Seconda battuta, 116, punto di stacco qua. Due battute buone che arrivano adesso, eseguite bene, guardate l'unica cosa che cambia, queste sono vicine ai 100 km orari. L'unica cosa che è cambiata, cioè se uno guardasse solo le ultime due esecuzioni, non è che non sono fatto male, sono buone battute, però l'efficienza che viene generata da queste quattro battute è straordinariamente diversa. E quello che è successo, naturalmente con tutti i riflessi che vi ho fatto vedere prima, no? Di dove poi uno atterra quando riesce a staccare come nella prima esecuzione così vicino alla linea di fondo campo, dove uno va a impattare la palla e quant'altro, no? Sono determinate da questi due aspetti. Poi pure quella dopo, che è un modello diverso, Travizza, buon battitore, partenza molto più vicina alla linea. Queste invece guardatele scorrere una dietro l'altra. Lui è un perfetto esempio di un battitore efficiente perché è capace di standardizzare l'esecuzione del gesto in maniera straordinaria. Se voi vedete tutte queste battute sembrano la stessa,
stacca sempre nello stesso posto, lancia sempre con la stessa altezza, parte naturalmente sempre nello stesso punto, atterra e cade e si sposta verso sinistra perché ha questa capacità di scaricare il peso suo sulla palla e batte, difatti batte verso la 6-1 bene, no? Ma se le vedete una dietro l'altra, no? Questo è un esempio di un fondamentale eseguito in maniera completamente diversa da quello di Zaitsev, con questa capacità di standardizzare l'esecuzione clamorosamente bene. Questo che vedete dove manca il nastro è proprio perché lui, staccando sempre dal suo posto, strappa il nastro che mettiamo a terra. Vai pure. L'ultimo aspetto vale tutto questo anche per la battuta salto flop. L'idea è andare a attaccare lo spazio anche in questo caso, pazienza come succede adesso se qualche volta si pesta, preferisco una pestata su 10 battute che non 8 battute con un margine di sicurezza di 60 cm di 70 cm, perché anche nella battuta salto flottante richiedo la stessa cosa, cioè che il primo concetto di attacco sia di attaccare lo spazio che si ha a disposizione, la volontà di voler entrare dentro il campo, di colpire la palla nel punto più alto possibile, no? Questo vale tanto per la battuta salto spin che salto flottante, e di atterrare il più dentro possibile rispetto al campo. L'ultima slide di questo aspetto. Sì. Sì. Sì, allora chiaramente la precisione lì è un po' meno importante, nel senso che nella battuta in salto l'arco della parabola deve farti trovare la palla dove la volevi tu dopo 4 metri, lì il lancio chiaramente è molto più breve. Semenzato lancia molto in alto e come nel tennis quelli che battono, esatto, quindi diciamo che c'è un po' più di margine, c'è una richiesta di precisione un po' meno esasperata che la battuta in salto. Però vi dicevo, la possibilità di allenare questo fondamentale anche da soli, no? Io lo faccio col servizio salto flottante che naturalmente nel settore giovanile ha un'importanza ancora superiore, e poi passo la parola a Mario. Noi a Monza, dove ci alleniamo, abbiamo la fortuna di avere 3 campi disponibili, quindi in un campo io per tutta l'estate, soprattutto nella prima parte dell'estate, abbiamo mandato i battitori salto flott, in particolare Buti è uno che ha fatto un lavoro enorme su questa cosa, con una possibilità di allenarsi anche per tanto tempo in maniera completamente individuale, chiedendo a chi andava lì di incrociare 3 dati, cioè l'esercizio riusciva nel momento in cui si ottenevano questi 3 parametri che vedete contemporaneamente. Primo, la direzione, il classicissimo materasso in posto 1 e in posto 5 da colpire col salto flottante. Secondo, la velocità della palla, perché la differenza rispetto alla battuta in salto spin è questa. Nel salto spin abbiamo verificato, come vi ho detto, che la velocità superiore corrisponde a efficienza superiore. Nel salto flotto non è vero. Nel salto flotto abbiamo trovato che c'è un intervallo che più o meno è fra i 60 e i 70 km orari, all'interno del quale si sviluppa la migliore efficienza. Sopra, quindi oltre i 70 km orari, il margine di errore diventa troppo grande, la palla non sta più in campo e quindi l'efficienza si abbassa. Sotto i 60 km orari la facilità della battuta di nuovo fa abbassare l'efficienza, perché invece non si generano ace e palle slash. Però quindi primo parametro la direzione, secondo parametro la velocità, quindi l'unico che andava lì con i battitori era lo scouting con il radar. Quindi il tuo obiettivo è battere sul materasso di zona 5 fra i 65 e i 70 km orari, poniamo. Terzo parametro da incrociare, il classico elastico che mettiamo sull'antenna. Quindi devi fare queste due cose e in più devi allenarti a prendere la palla nel punto più alto possibile in maniera che la traiettoria sia dall'alto verso il basso e quindi la palla deve passare dentro questo obiettivo. Esercizio difficile, nel senso non sono 3 obiettivi che si raggiungono insieme contemporaneamente in maniera molto semplice, ma lì si possono fare delle ore di lavoro individuale, non c'è bisogno neanche del recettore, no? Andando a incrociare questi tre aspetti e queste 3 richieste che naturalmente implicano delle richieste di esecuzione tecnica estremamente specifica. Lascio la parola a Mario che vi riporta al modello giovanile.